Buongiorno, siamo qui in piazza con Marco il Malocai, dei lavoratori combattivi Monte. E ci sono studenti in piazza, ci sono lavoratori stagionali di origine africana. Esatto. Spiegaci perché siete in piazza. Allora, oggi è sciopero generale nazionale in tutta Italia, siamo scesi in piazza in più di 20 città diverse, studenti, lavoratori, disoccupati, uniti nella lotta. La crisi pandemica che stiamo attraversando da più di un anno non è né messa nell'ottica di essere frenata, ma anzi sta accelerando e rendendo ancora più evidenti le contraddizioni di questo sistema economico. Ci sono centinaia di migliaia di persone che non riescono ad arrivare a fine mese e lavoratori spremuti fino al midollo per poter portare a casa un tozzo di pane. Siamo scesi in piazza per rivendicare diritti, ma soprattutto per rivendicare rispetto e dignità. Ad oggi, nel corso della pandemia, Elon Musk ha visto la sua ricchezza crescere di 220 miliardi, nel mentre invece c'è stato un impoverimento generale non solo dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche di tutti quei precari che hanno visto perdere il proprio posto di lavoro. Questa crisi, appunto, che non è casuale, ma è il frutto di un sistema economico votato alla massimizzazione del profitto, non cesserà se non saremo noi a organizzarci e a farla cessare. Dobbiamo costruire un fronte unico di classe con tutti i lavoratori, gli sfruttati, gli studenti delle classi subalterne che vogliono realmente cambiare questo posto, questo mondo e soprattutto che abbiano l'intenzione di capire che questo sistema non è più riformabile. È indipendente se a gestire la crisi che verrà saranno Draghi, Conte o Renzi, chiunque verrà scelto per appunto fare questo passaggio di governo sarà nostro nemico e nemico dei lavoratori e delle lavoratrici e noi saremo qui davanti in piazza per combatterlo giorno per giorno. Dobbiamo dire con forza che questa crisi che verrà non la devono pagare i proletari, non la devono pagare le classi subalterne, ma la devono pagare e la faremo pagare i padroni.